Radio 24, in cui veniva elogiato da Oscar Giannino, il nostro sindaco, finalmente qualcuno che fa le cose giuste, senza ricordare che queste operazioni, per un'azienda che sta in piedi, lo fondamentale è questo, l'azienda sta in piedi sulle sue gambe, è vero, ha uno stock di debito di circa 40 milioni di euro, in realtà sarebbero 30, perché diventano 40 anche con i debiti verso l'erario per contributi, eccetera, eccetera. Quello vero è che è di 30, ovvero 18 verso fornitori e 12 verso le banche, e comunque pari al fatturato annuo. Sarebbe come dire che un qualsiasi lavoratore non può comprarsi l'auto e pagarla a rate, perché contrae un debito grosso modo pari al reddito annuo. Quindi è chiaramente una scelta di propaganda sparare la cifra in termini assoluti senza confrontarla rispetto a quello che è il volume d'affari se fossimo in ambito privato. Questo ci spiega qual è il taglio che si è potuto dare, l'attacco che si è potuto dare ai lavoratori e al servizio pubblico. Attenzione, perché le 5 stelle che compongono il movimento sono fatte appunto dai servizi pubblici che vogliono difendere. Una sono i rifiuti, in questo caso fanno esattamente l'opposto, stanno aggredendo il servizio pubblico che invece noi vogliamo difendere. Assolutamente.